Le 847, questa è Radio DJ, Taylor Swift, anti-Iro, in realtà il vero Iro lo abbiamo al telefono ed è Chef Iro, supponiamo che sia in brodo di giuggiole. Buongiorno Iro! Buongiorno, buongiorno! Ela! 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 Ela, un qualificato abbiamo! È uno sì che si dà bene in aria! Incredibile! Finalmente ho fatto brindisi con mia moglie, con Sake, ieri sera! Finalmente! Dici quanti ne hai bevuti? Due. Un bicchierino. Uno. Certo. Diciamo che Chef Iro è lo Zeman del sollevante, cioè lui esulta ma con moderazione. Iro, siamo felicissimi per il Giappone, la favola continua, addirittura primi nel girone. Eh sì, incredibile. Nessuno immaginava queste cose. Nessuno. Veramente un miracolo. In realtà giocate molto bene, anche se Iro, tu ieri hai visto la partita? Visto, bellissimo, bellissimo, veramente. Gli ultimi 10 minuti, un pochino, non so quale sia il biscotto tipico spagnolo, ma c'era questo profumo di panetteria, non so se lo avete sentito anche voi. Sì, avendola vista era un po' la Spagna che faceva, che facciamo? Ci si nota di più se andiamo tutti davanti o se restiamo tutti. Allora, c'è una ragione per l'atteggiamento della Spagna, a loro conveniva arrivare ai secondi perché dal lato vostro ci stanno la Croazia e il Brasile, insomma. Esatto. Bocca al lupo, bocca al lupo. Allora, ricordiamo sempre che Iro ci ha raccontato che Ollie e Benji finisce con la finale dei mondiali Giappone contro Brasile e vince il Giappone. Esatto. In questo caso si prospetta, come dire, una semifinale. Semifinale, ma piano piano e sicuramente arriverà. Questo è l'atteggiamento giusto. Senti Iro, che altra squadra ti piace a parte il Giappone nei mondiali? Ovviamente quest'anno mi dispiace non c'è, ma Italia, io tifo tanto Italia, quindi questa volta non c'è Italia, ma questa volta tiferò altro squadra e Brasile, ovviamente vogliamo incontrare Brasile, certo, Giappone. Dai, il Giappone anche alla maglietta azzurra, su, diciamo, insomma. Maglietta blu. È migliorato moltissimo il calcio giapponese, Iro, soprattutto da un punto di vista tecnico. Infatti, questa grazie mille, veramente ogni anno veniva Alessandro Piero, Francesco Totti, tutti quanti i giocatori italiani venivano a insegnare in Giappone. Eccolo qua, risultato finale, adesso stiamo ricevendo. Quindi, allora possiamo dire che è merito nostro, Iro. Esatto. C'è nel mondiale nostro, è anche un po' nostra questa qualificazione. Infatti, insieme, stiamo andando insieme adesso mondiale, Italia e Giappone insieme. E allora Iro, ti aspettiamo live, naturalmente, per l'appuntamento mensile. Intanto Gambare. Senti, facciamo però un omaggio agli amici spagnoli, italiano e spagnolo, perché in realtà sono Paolo e Chiara che cantano Vamos a bailar. Dai, ciao Iro, forza Giappone, ciao. Dai, un abbraccio, ciao.